Don Luigi, prosegue l'impegno della sua associazione Libera, che nasce subito dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio e che tiene alta la memoria viva. Sì, Libera è un'associazione di associazioni e ci tengo a sottolineare con forza che è un noi, che tra i suoi obiettivi, il primo obiettivo è la vicinanza ai familiari. Ma la memoria viva è quella che si traduce ogni giorno in responsabilità e in impegno. E quindi è meglio parlare della giornata dell'impegno e della memoria, perché dobbiamo lottare contro la retorica della memoria, contro gli eventi e le cerimonie. La memoria viva noi lo dobbiamo a quanti hanno perso la vita, hanno sacrificato la loro vita, e lo dobbiamo soprattutto anche ai loro parenti, perché non diventino a loro volta vittime. Lei ha sottolineato come il contesto criminale, soprattutto in provincia di Agrigento, è ancora alto. 7 mandamenti, 42 famiglie. Sì, non solo nella provincia di Agrigento, e dal rapporto nazionale della DIA emerge che non c'è regione d'Italia che può considerarsi esente. Qui c'è una realtà che non può e non deve essere sottovalutata. Loro si rigenerano, cambiano, si trasformano, aprono ambiti nuovi, hanno collegamenti, e allora noi dobbiamo riflettere seriamente. Oggi corruzione e mafie, beh, sono veramente i parassiti che ci mangiano un pochettino dal di dentro la bellezza della società. Non dobbiamo delegare, parola terribile, non dobbiamo rassegnarci, non dobbiamo diventare persone indifferenti, dobbiamo chiamare il nome per male e riconoscerlo, e dobbiamo unire le nostre forze per combatterlo, questo male. C'è il lavoro di magistrati, le forze di polizia, delle istituzioni, ma anche noi come cittadini. Il ruolo della cultura, della scuola, dell'educazione è... Non si combatte se non si creano condizioni di lavoro. In Italia 2 milioni di giovani hanno terminato la scuola e non trovano lavoro. Ma anche la scuola italiana, nonostante la generosità, l'impegno di tutti questi bravi insegnanti, la scuola italiana agli ultimi posti per la dispersione scolastica. E noi perdiamo un giovane su 3 nei primi 5 anni delle scuole superiori. Le nostre università perdono per strada il 40% dei ragazzi. Allora scuola, cultura, lavoro, servizi sociali, questa è la nostra parte. Luigi, avete scelto Palermo il 21 marzo per questa manifestazione per ricordare le vittime innocenti delle stragi di mafia. Sì, la memoria viva, ma soprattutto lo dobbiamo alla Sicilia, lo dobbiamo ai palermitani. Lo dobbiamo perché qui abbiamo imparato tante cose. Io ogni volta imparo. Guardo i volti dei ragazzi, degli adulti, degli insegnanti, di quanti operano nei territori e ti arricchiscono. A volte sono espressioni mute ma che ti aiutano a comprendere le fragilità ma anche le positività. Quest'anno è Palermo. Perché da lì è partita questa nostra storia, di mettere insieme le forze degli onesti per diventare una forza etica, culturale, sociale, politica nel senso del servizio per il bene comune. Quest'anno è nazionale, tutti i familiari a Palermo, ma anche si stanno preparando navi, scuole che si stanno organizzando per partecipare, adulti, movimenti. Arriveranno dall'America Latina, dall'Europa, perché ormai c'è questa rete che si è costruita dal basso. Ecco, e allora grazie, aiutateci a far conoscere, a stimolare le persone, che diventa anche importante, ancora una volta, più che mai, perché le mafie sono tornate forti. E allora, certo, hanno cambiato metodologie. Allora, siccome si spara di meno, non c'è quella percezione. E invece ci sono parassiti, ci stanno mangiando da dentro. E abbiamo voluto offrire l'opportunità agli studenti di questo istituto
di incontrare Don Luigi Ciotti, che è un testimone dei nostri tempi, autentico, credibile, che aiuta i ragazzi anche a riflettere su tematiche difficili, ma che sono certamente tematiche che li aiutano a crescere. Ecco, per parlare di Libera, dell'associazione, dell'esperienza di Libera, parlare anche della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti di mafia, che è giunta alla sua 25esima edizione e che quest'anno si celebrerà a Palermo, dove, diciamo, da dove tutto è iniziato dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ecco, spingere i ragazzi, motivarli, i ragazzi che sono nati dopo quegli anni, che quegli anni per loro sono storia o meglio cronaca del recente passato, e motivarli a partecipare significa anche fare in modo che la loro consapevolezza possa crescere, possa qualificarsi e possano capire come la responsabilità è di ciascuno di noi, se certe cose vanno bene o vanno male. Se il nostro territorio purtroppo è gravato anche da situazioni problematiche legate alla presenza mafiosa, è anche nostro dovere di cittadini onesti e responsabili costruire le condizioni perché possano migliorare le situazioni in cui siamo chiamati a vivere.